Ragazzi, un video un po' alla veloce perché non mi aspettavo nemmeno di farlo io questo video, non erano neanche nelle mie intenzioni farlo, ve lo faccio un po' alla veloce. Amazon Prime ci sta facendo vedere su Amazon Video Invincible, il cartone animato tratto dal fumetto di Kirkman, lo stesso di Walking Dead, ok? È un fumetto, è un cartone animato supereroistico molto particolare. Salda Press ha portato Invincible in Italia come fumetto. Visto che gli otto episodi previsti di questo cartone racchiudono il primo arco narrativo, Salda Press ha detto: perché non mettere a disposizione questo arco narrativo in forte sconto, in modo tale che ciascuno possa dire: ho visto il cartone, mi è piaciuto, provo ad approfondire, oppure sono curioso di vedere Invincible, entriamo dentro. Ebbene, sul sito della Salda Press c'è. Io però l'ho trovato stamattina in Feltrinelli. Quindi questo è il fogliettino del pack che costa 24,90 euro contro i più di 40 euro comprando i singoli volumi. Ecco, questo qui è il contenuto del pack. Tre volumi dal costo di 13,90 euro l'uno. Quindi con il 40% di sconto circa ve li portate a casa, avete tutta la prima stagione di Invincible. I volumi sono molto belli, poi ne faremo una chiacchierata a parte proprio per parlare un pochino di Invincible che... Vi dico, è una bella serie, davvero bella bella serie. Voglio però essere totalmente onesto con voi. Salda Press non ha intenzione di ristamparlo in edicola. Magari qualcuno il mese scorso ha trovato un numero 1 a 5 euro e è convinto che sia una ristampa. No, era una variant in omaggio nel senso che era in edizione, in uscita per il traino del cartone animato, ma in realtà non è tornato in edicola. Sul sito Salda Press trovate tutto. Trovate i cofanetti per raccogliere le stagioni, trovate i 25 volumi che compongono il brossurato di Invincible, più i volumi brossurati con le collaterali Atomive e Company. Ma il modo più economico e completo per recuperare Invincible non sono questi brossurati, bensì i pack annuali, ovvero gli spillati che sono 80 pagine di fumetto, di cui due storie di Invincible e una delle collaterali del suo mondo. Costano sulla 30 euro abbondanti, poco di più, ma lì avete con 7 pack, mi sembra, sì, tutto Invincible. Sono 73 spillatini, se non sbaglio. Ecco, il modo più conveniente ed economico è proprio quello lì, perché trovate tutto a un prezzo più basso. Il primo passo più economico in assoluto, ripeto, al momento è comunque questo pack introduttivo di prima stagione. Poi, se Invincible lo comprate e Invincible vi piace, l'idea è fate due conti e prendetevi gli spillatini. Oppure, se vi piacciono i brossurati, prendete i brossurati. Insomma, l'offerta non manca. Però ricordatevi di controllare bene sul sito Salda Press tutte le offerte che hanno su Invincible, perché magari si può risparmiare qualcosa avendo comunque tutto il prodotto. Posso dirvi che non avevo previsto di comprarlo, però alla fine trovandomelo davanti in Real andava bene. Quindi, ragazzi, Invincible è una serie supereroistica, però ha carattere anche slice of life in un certo senso, quindi abbiamo anche il taglio familiare. Magari i primissimi numeri sembrano un po' alla Kirkman, no? Tutto molto introduttivo e molto anche banale all'inizio, ma piano piano scoprirete che si entra in un ciclo particolare, si entra in un certo tipo di fruizione, cioè questo mondo prosegue e si evolve. Il protagonista è Mark Grayson, avrà una famiglia particolare, ci saranno supereroi, troverete fortissimi richiami al mondo Marvel, al mondo DC, alcuni anche spudorati proprio, ma è voluto. Kirkman è un fan dei supereroi, altrimenti non avrebbe chiamato suo figlio Peter Parker. Sì, figlio di Kirkman si chiama Peter Parker, Kirkman. E gli omaggi, le citazioni, il voler dare quel suo contributo in un mondo supereroistico che magari era un po' stagnante, lo vediamo in questa opera, in questo Invincible. Io vi dico, dal mio punto di vista, mio personale, Invincible è più bello di Walking Dead. Quindi se avete amato Walking Dead, e non per gli zombie, ma per il contorno, ecco, magari Invincible può piacere anche di più. Quindi provate, ecco,
Scegliete voi cosa fare. Io vi segnalo comunque che si può trovare in copie fisiche, quindi senza ordinarlo per forza dal sito Saldapress, questo intro pack, questa stagione 1, che è un buonissimo primo passo per Invincible. Ricordatevi però che esistono vari tipi di recupero, tutti disponibili sul sito Saldapress, che possono darvi anche magari maggiore risparmio economico, insomma poi decidete voi come farlo. Questa però al momento è la miglior, diciamo, disponibilità che si può trovare come prezzo per avere un'opera, tra virgolette, completa di prima stagione e per dare il primo passo a Invincible. Quindi ragazzi, dai, fatemi sapere cosa ne pensate. Ci tenevo a fare questo video, diciamo, un po' fatto alla buona, perché non mi aspettavo di trovarlo in una libreria, ecco. Pensavo che fosse più che altro online nel sito Saldapress, invece trovandolo in real mi sento di dire, se lo trovate, vi siete incuriositi, oh ragazzi, andate, prendete, perché ne vale la pena, ok? Baci, abbracci e alla prossima. Intanto io mi leggo Invincible. Ciao a tutti!